bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xyuder e oggi ragazzi voglio proporvi un super deck per affrontare al meglio la Crown Championship, ragazzi, l'evento di Supercell che durerà 4 giorni, che garantirà l'accesso ai campionati mondiali di Clash Royale non appena avremo raggiunto le 20 vittorie. Andiamo subito a vedere il deck in questione, ragazzi. È composto da Pekka, Poison, Goblin Cerbottaniere, Fuorilegge, Tronco, Mago Elettrico, Ariete da Battaglia e Boscaiolo. Un deck molto insidioso con un doppio push, ragazzi. Possiamo giocare il Goblin Cerbottaniere con la Fuorilegge, possiamo giocare l'Ariete da Battaglia con la Fuorilegge, oppure combinare Pekka e Boscaiolo, andare a pulire tutto con Tronco e Poison. Mago Elettrico giocato invece come carta Jolly. Quindi ragazzi, non andiamo a perdere ulteriore tempo, dentro subito nella Crown Championship. Vediamo come gira questo deck, vediamo se anche voi siete in grado di fare un po' di vittorie con questo deck. Siamo contro Ronlithan dei Basseton. Apriamo subito con un peccone da dietro, lui va con un miner nella stessa direzione del mio peccone, lo lasciamo andare, non ci credo, addirittura anche con una razzone. Va bene, allora avanti con l'Ariete da Battaglia, se non ha orde, ok, va bene, dovrebbe riuscire ad andare a colpire bene l'Ariete, che va infatti a colpire insieme ai barbari. Siamo nettamente in vantaggio, aspettiamo un attimo e poi giochiamo invece il nostro Mago Elettrico. Peccato per l'orda, vediamo se il Cerbottaniere ci viene in soccorso, sì, Mago Elettrico, quindi mettiamo centrale la Fuorilegge, ragazzi, riusciamo a farla scendere addirittura, che può anche andare a colpire il suo mago di fuoco. E come vedete ragazzi, subito il primo push entra cattivissimo, Fuorilegge, Mago Elettrico e Goblin Cerbottaniere. Tenta lui di difendersi con un minatore, dobbiamo solo stare attenti al suo razzone che potrebbe essere tirato se noi mettessimo una truppa vicino alla torre. Di nuovo l'apertura con il Pekka, costringiamolo comunque a sparare il razzo a vuoto, almeno che non voglia tirarlo sulle mie truppe. Peccone lo lasciamo andare davanti, c'è una strega che può andare a contrastarlo, la cosa non ci preoccupa. Gli mettiamo dietro un boscaiolo e avanti ancora ragazzi, avanti ancora il drago inferno. Adesso invece è un po' più problematica la situazione, boscaiolo che comunque riesce ad andare a colpire con una hit la strega. E allora giù di poison, ragazzi, giù di poison, così, esatto, lui gioca l'orda, sospettavo un qualcosa del genere. La poison dovrebbe essere assolutamente giusta e la furia non ha assolutamente effetto. Possiamo ripartire con il mago elettrico sulla sinistra, ragazzi, full vita, ne tira uno, ne tira addirittura due, stregone di fuoco per lui. Quindi andiamo un attimo a attendere che entri il suo stregone per poi andare a counterarlo con un peccone. Ok, tronco lo andiamo a tirare molto tranquillamente e aspettiamo l'ingresso. Quindi giù con il Pekka, giù con il Pekka, possiamo tentare un... il Pekka addirittura decide di andare, se lui tira il razzone io posso attaccare di là, vediamo cosa fa Cerbottaniere, vediamo dove gioca l'orda, se la gioca niente, lui va di razzo, incredibile, decide di tirare il razzo e di regalarmi così anche la seconda torre. Mamma mia, mago elettrico, andiamo a proteggere il cerbottaniere. Boscaiolo invece dietro al Pekka, ragazzi, e tronco sul suo stregone per andare a danneggiarlo insieme ai colpi del mago elettrico e del cerbottaniere. E come vedete ragazzi, la torre crolla sotto l'attacco pesantissimo delle mie quattro truppe. Come vedete ragazzi, questo deck non è assolutamente difficile da giocare, si può fare ragazzi, se avete un po' di abilità e tanta fortuna, la vittoria può essere vostra. Beh, io vi ringrazio ragazzi per aver guardato questo mio video, vi ricordo di seguirmi sempre nelle live dedicate a Clash Royale alle 13 e alle 21, alle ore 17 invece faremo i videogiochi storici. Un bel pollicione in su per questo video e noi ci vediamo presto, ciao!